inizio questa edizione del nostro Social TG. E ora parliamo di tango. La Cumpersita è in assoluto il tango più suonato e ballato e compie 100 anni. L'Uruguay, suo paese d'origine, organizza festeggiamenti in tutto il mondo. A Venezia il compleanno della Cumpersita è stato ricordato con un concerto per bando non a Cassagrande. Il tango dei tanghi, la Cumpersita, compie 100 anni ed è l'occasione giusta per fare un po' di chiarezza. Già, perché si pensa erroneamente sia un brano argentino. Invece viene dall'Uruguay, da Montevideo, dove fu composta da Gerardo Matos Rodriguez. Per la prima volta fu suonato nel 1917 in un locale che si chiamava La Irlanda, a Montevideo. Dopodiché venne poi vocalizzato con le parole un po' più avanti nel tempo ed è diventato il brano più famoso di tango. La Cumpersita è il brano che normalmente chiude tutte le serate di tango. L'ultimo brano è la Cumpersita dedicato a Gerardo Amato Rodriguez. Tutto il mondo sta festeggiando i 100 anni di questo super tango. Il 2017 è l'anno della Cumpersita. Perciò abbiamo organizzato con il Consiglio Consultivo di Los Angeles un evento di 34 città nel mondo. A cascata hanno fatto questo evento in tutte le piazze, in tutte le milongas, anche qua a Venezia, in Piazza San Marco, dei flash mob. Ma è stato molto bello aver visto ballare la nostra associazione veneziana, il tango uruguayo. E il compleanno del tango più famoso al mondo è stato celebrato anche a Venezia, con una serata a Cassagredo, alla presenza dell'ambasciatore della Repubblica dell'Uruguay, Gaston Lasarte, il quale ha annunciato la nomina di Claudio Scarpa, direttore dell'Associazione Veneziana Albergatori, quale futuro console onorario. Lo scopo è quello di intensificare i rapporti tra Uruguay e Veneto. È una carica molto importante, la prima volta che Uruguay va a tenere un console onorario residente a Veneto. La regione del Veneto per noi è molto importante in diversi aspetti, economico, sociale, culturale, e credo che il contributo del signor Scarpa va a essere realmente importante, veramente importante. Intanto, prima di tutto, cercheremo di sviluppare con i miei collaboratori i rapporti culturali con l'Uruguay, quindi conferenze sul mondo uruguaiano, rapporti con l'università in maniera tale da fare sì che vi siano tesi di laurea sulla realtà uruguaiana e soprattutto, la cosa più importante a mio modo di vedere, cercare di portare investitori in Uruguay. Noi abbiamo a Venezia già un grande imprenditore nel settore del turismo che ha investito in Uruguay, a Punta dell'Este, che è una delle grandi destinazioni turistiche internazionali. Questo imprenditore ne possono seguire altri. E in una serata dedicata alla Cumpersita non poteva mancare l'ascolto del brano. L'ensemble Centro del Bandoneon di Héctor Ulises Passarella ne ha eseguito una versione raffinatissima, passando da un arrangiamento più audace a uno più tradizionale. Io ho proposto questa sera una versione, come l'ho detto, politonale, molto dissonante, per finire nel modo tradizionale, come dicendo, guardate, questa è una cosa di oggi, però mi ricordo perfettamente come era una volta e come io la suonavo una volta, perché è stato il primo tango che io ho imparato a suonare, è stata la Cumpersita. Ma che festa di compleanno sarebbe senza doni? L'ambasciatore uruguaiano ha ricevuto dei libri dal veneziano Angelo Bacci e anche un quadro appositamente creato da Giuseppe Pasqualetto, vero mago del disegno a matita, che ha ritratto l'Uruguay nel suo sensuale abbandono alla danza, ma anche nella sua ufficialità istituzionale. Per questa sera a Cassagredo non si balla. Questa sera soltanto musica strumentale. Quando il ballo? Ogni mese qui a Cassagredo noi ospitiamo una milonga e quindi diciamo che siamo attivissimi, proprio anche un po' perché è la mia grande passione il tango, quindi ogni mese noi facciamo qui una milonga, si può così vedere online sul nostro sito www.cassagredohotel.com le prossime date, e hanno sempre grandissimo successo, perché devo dire che gli appassionati di tango sono anche delle persone che sanno godere, apprezzare e ammirare la bellezza proprio di questo luogo, quindi sono tra i nostri clienti perfetti.